buongiorno a tutti e abbiamo con noi il presidente del GISDI, il professor Mariano Cingolani. Io volevo subito iniziare questa conversazione chiedendo al professor Cingolani di cosa si interessa il gruppo scientifico GISDI, anche spiegandone un attimo quali sono le origini e il profilo storico di questo gruppo scientifico che è affiliato a SIMA. Grazie. Sì, grazie a Franco e grazie alla SIMLA per questa occasione. Allora, GISDI è chiaramente un acronimo, ahimè siamo invasi dagli acronimi, ma significa semplicemente gruppo interdisciplinare di studio sul danno iatrogeno. E quindi l'oggetto dello studio del gruppo, l'oggetto di ricerca e anche di formazione del gruppo è quello di studiare il danno iatrogeno in tutte le sue espressioni. Il gruppo nasce nel 2002, quindi rispetto a molti altri gruppi storici della società è abbastanza giovane, anche se ce ne sono ancora di più giovani chiaramente. Nasce nel 2002 e nasce, e questa è una forse peculiarità del gruppo, dopo una esperienza di ricerca che era stata attraversata attraverso il finanziamento di un progetto competitivo, quelli che si chiamano PRIN, progetti di ricerca di interesse nazionale, che era stato proposto e vinto allora dal professor Palmieri nel 1999. Il progetto era biennale. Alla fine della esperienza di ricerca, che si concludeva e si era conclusa agli inizi del 2001 con la formazione di un database che costituisse una sorta di osservatorio per i casi di malpractice, soprattutto chiaramente quelli che avevano avuto interesse giudiziario, sia penale che civile. Il database era stato alimentato da tutti i soggetti che facevano parte del gruppo di ricerca, che annoverava una decina di istituti italiani sparsi su tutto il territorio, sostanzialmente sia a nord che al centro che al sud. L'osservatorio raccolse in questi due anni circa 2000 schede di segnalazione di casi, e allora rapportato all'epoca nel 2000 costituiva certamente una fonte di dati importante proprio per lo studio di questa messe di dati e anche per continuare l'esperienza che ci era sembrata allora produttiva e interessante. Nel 2002, quindi l'anno successivo, si costituì un gruppo proprio sullo stimolo del professor Palmieri, non a caso il primo incontro che si tenne a Napoli nel 2002, in cui appunto si costruì lo statuto si chiese anche fin da allora l'associazione alla società, cioè alla SIMLA, e fin da allora si disse che lo scopo appunto scientifico del gruppo era innanzitutto quello di essere estremamente attento all'aspetto interdisciplinare. Rapportato al tempo, chiaramente questo costituiva certamente una novità. Interdisciplinare significa coinvolgere tutte le specialistiche che in qualche modo trovavano interesse in questa materia, e tant'è che già allora nel 2002 circa una decina di società che rappresentavano altrettante specialistiche presero parte a quei lavori che vennero a Napoli, si diceva. Però ecco, questo era l'inizio. Il congresso allora era indicato perché il GISDI, e si disse anche che in realtà lo scopo era anche quello di analizzare tutta questa materia, che poi era la materia della malpractice allora, non solo dal punto di vista
giudiziario e dell'ex post, ma anche con un occhio rivolto alla prevenzione, e non solo alla prevenzione del contenzioso, ma anche alla prevenzione del danno, chiaramente. Non avevamo espresso allora concetti che poi sono diventati abbastanza usuali nella pratica corrente, come quello di sicurezza delle cure o di gestione del rischio, ma in realtà il gruppo finiva anche per interessarsi di queste cose, quindi di sicurezza delle cure, di qualità delle cure e anche di gestione del rischio. Con l'andare del tempo il gruppo si costruì soprattutto intorno all'entusiasmo non solo di chi vi partecipava, ma soprattutto dell'allora presidente, che era il professor Palmieri, e fu molto attivo anche dal punto di vista delle occasioni congressuali, cosa che tutto sommato si è ripetuta anche nel tempo successivo. Noi abbiamo fatto fino al 2018 16 convegni, quindi sostanzialmente con cadenza quasi annuale. È andato fuori il 19 per ragioni un pochettino organizzative, poi il 20 chiaramente è stato impedito dalla pandemia, però se c'è un aspetto che il gruppo ha molto curato è proprio quello delle occasioni congressuali, che sono state oltretutto prima prevalentemente napoletane, proprio perché il presidente, che era il motore di questa situazione, di questa organizzazione, era di Napoli, o meglio aveva sede accademica a Napoli. Questo almeno fino al 2007-2008. Ricordo che il 2008 per la prima volta uscì dalla sede napoletana il convegno, venne fatto a Macerata, dove ero io allora, e poi in realtà furono coinvolte via via molte sedi, Genova, Messina, Bari, e poi nel 2015 tornò di nuovo nelle Marche, a Porto San Giorgio. Oltretutto probabilmente Franco lo ricorderà, perché fu coinvolta allora anche la FAMLI, e fu preso anche come occasione per in qualche modo corroborare quell'esperienza che la FAMI stava facendo di organizzazione delle linee guida sulla valutazione del danno. Mi ricordo che ci fu appunto una mezza giornata dedicata specificamente a questo a Porto San Giorgio. E con il 2015 oltretutto si è anche esaurita la presidenza attiva del professor Palmieri, che era già fuori ruolo da qualche anno, e da allora la presidenza è stata presa da me, confermata poi nel 2018 nel convegno di Bari. È un gruppo che ha dato luogo soprattutto a un dibattito molto fiorente, soprattutto in queste sedi congressuali, perché man mano sostanzialmente si sono analizzate la gran parte delle specialistiche coinvolte, ma si sono allargati anche gli orizzonti anche sulla valutazione del danno, come si diceva. Oltretutto nelle ultime esperienze, che poi sono quelle del 2016 a Padova, del 2017 a Milano e del 2018 a Bari, il gruppo si è anche allargato alla partecipazione di un altro gruppo che è cugino, che è quello che riguarda la valutazione del danno, perché tutto sommato ci è sembrato che siccome la parola danno compare in tutte e due questi acronimi, sia il GISDAP, che è appunto il gruppo che si occupa della valutazione del danno, che il nostro, ci è sembrato utile che insomma queste occasioni fossero gestite in maniera concordata da due gruppi. Poi c'era anche un'esigenza contingente, che il GISDAP, cioè il gruppo che si occupa di valutazione del danno alla persona, è diretto attualmente da un altro marchigiano, e quindi la cosa è venuta più facile. È chiaro che siamo adesso in una situazione futuribile, dove la problematica della situazione della condizione del danno iatrogeno legato
spesso naturalmente, frequentemente e comunque in modo importante alla responsabilità professionale medica, ed è chiaro che questo è sempre stato un tema scottante e importante nell'ambito della medicina legale, vieppiù in questi ultimi anni, e credo che la domanda che venga spontanea è: quali sono le problematiche attuali in cui il GISD vuole interessarsi in futuro, anche perché ci sono, mi pare, dei gruppi di studio che sono stati organizzati dal GISD. Sì, no? Esatto. Ecco, noi adesso, tralasciando alcuni aspetti che sono connessi con questa situazione, cioè con la pandemia, che direi vorremmo noi lasciare un pochettino in disparte, nel senso che vorremmo aderire ad una previsione che considera questa esperienza, per carità, penosa, anche particolarmente gravosa, però diciamo transeunte, temporanea. Ecco, vorremmo dare, proprio per dare un respiro invece di una continuità che riguardi il futuro anche un pochettino più lontano, tutti e due questi gruppi si sono mossi identificando due elementi di interesse particolare, e anche prendendo spunto da quanto ha fatto la Simla soprattutto per quanto riguarda il danno per l'anziano, no? Iniziare a percorrere questo iter con la prospettiva, se non di organizzare delle vere e proprie linee guida, che probabilmente è un percorso troppo complicato e anche troppo oneroso per un gruppo che tutto sommato è abbastanza piccolo e anche scarsa disponibilità economica, chiaramente, ma di proporre almeno dei documenti di consenso, degli statement, o anche, perché abbiamo visto che tutto sommato l'esperienza recente, appunto, della Simla lo dimostra, anche delle buone pratiche che riguardano due argomenti particolari. Il primo è quello delle chance e quindi del danno da perdita di chance, e il secondo è quello della valutazione dello stato anteriore. Ecco, io lo chiamo in questo modo perché vengo dalla vecchia medicina legale. Normalmente adesso ho visto che dal punto di vista un po' così comunicativo si definisce come danno differenziale, no? Sono tutte e due argomenti che attraggono l'attenzione certamente del nostro gruppo, ma anche del gruppo che chiaramente si occupa più specificamente di danno alla persona. Ecco, in questo iter noi stiamo al punto di, innanzitutto abbiamo organizzato almeno in nuce la composizione dei gruppi che si debbono occupare di questi due argomenti, facendo nostre le indicazioni che ci sono state date, appunto in riferimento al rispetto di alcune procedure che poi consentiranno eventualmente di assumere al documento finale, quando ci sarà, anche la prospettiva di poter essere inserito all'interno delle buone pratiche. E quindi siamo a questo punto. In realtà siamo andati anche un pochettino più avanti, nel senso che i referenti dei due progetti, nell'un caso, cioè nel caso delle chance, hanno già elaborato il documento iniziale preliminare, e per il danno differenziale lo stanno già elaborando. Una volta avuto in mano questo, è chiaro che procederemo poi con la pubblicazione definitiva dei gruppi di studio in tutte le loro componenti, cioè sia in chi si occupa materialmente degli aspetti legati alla raccolta della bibliografia, alla revisione della bibliografia, alla produzione dei quesiti, no? Delle domande e così via, e abbiamo già
un progetto di organigramma che riguarda anche la composizione della giuria, che dovrà essere chiamata chiaramente a verificare quanto fatto, e quindi tutto sommato siamo in un punto che consente di dire che probabilmente nei primi sei mesi dell'anno prossimo faremo qualche passo ulteriore, se non altro avremo chiaro quali sono i quesiti importanti a cui dare una risposta e cominceremo anche a fornire dei dati per produrre queste risposte. È un impegno importante per i due gruppi, molto importante, non si concluderà certamente prima di un anno e mezzo o forse anche di più, però ci è sembrato che questa fosse un'esperienza importante. So che altri gruppi si sono impegnati in procedure dello stesso tipo, però ecco, noi vorremmo fin dall'inizio rispettare le indicazioni procedurali che poi sono contenute nel programma nazionale di linee guida, in modo che il prodotto possa essere fruito. Noi avremo l'ambizione dell'accesso alle buone pratiche, ma se questo non è possibile, almeno che sia uno statement che abbia un'autorevolezza che consenta di essere applicato in maniera tranquilla, fra virgolette, perché poi lo scopo. Faccio questa domanda: questi due argomenti sono quelli in cui la medicina legale, che ha dibattuto anche per anni questo tipo di problematiche, è stata, come dire, presa in contropiede o quantomeno superata dalla giurisprudenza. Sì. Quindi su questo tipo di problematiche cosa pensi? Cioè, cercare di prendere in mano l'argomento. Ecco, noi vorremmo, tant'è vero che nella costituzione di questi gruppi siamo stati anche attenti a questo, noi vorremmo... proprio perché anche dal punto di vista applicativo e professionale abbiamo vissuto certi interventi come chiare invasioni di campo, no? Ecco, vorremmo evitare questo, vorremmo evitare di produrre un documento che scimmiotti i giuristi, tant'è che abbiamo previsto i giuristi solamente nella fase terminale, che è quella della giuria, perché vorremmo che questi due documenti rimanessero e fossero utili per risolvere gli aspetti tecnici di carattere applicativo medico-legale che sono connessi con questa materia. È chiaro che non si potrà fare a meno di invocare la dottrina, ma la dottrina medico-legale chiaramente, perché su questo, in particolare sul danno differenziale, Franco Marozzi lo saprà senz'altro, ci sono state molte invasioni di campo anche in sentenze prese da organismi autorevoli che tutto sommato hanno fatto passare innanzitutto per nuove cose che noi sappiamo probabilmente da 50 anni e che riguardano specificamente gli aspetti medico-legali di queste valutazioni e che sarebbe stato il caso che il giurista prendesse con le molle, perché è indubbio che, ma questo è l'essenza della nostra disciplina. La nostra disciplina è una disciplina di confine, è indubbio che deve sapere di diritto, ma è pur sempre medicina, e quindi voglio dire, noi vorremmo rimanere appunto nel nostro settore, che è quello di affrontare i problemi che riguardano le chance e che riguardano il danno differenziale dal punto di vista concreto della valutazione medico-legale. Poi i riflessi di carattere giuridico li lasciamo chiaramente a chi applica dal punto di vista giuridico e a chi ha quella responsabilità, insomma. Io ho un'ultima domanda per concludere questo breve intervista, che è quello
che è quella di cosa può fare la Simla e nei rapporti coi gruppi e specificatamente col GISDI. Devo dire, lo dico da membro del consiglio direttivo, che io credo che la Simla possa, a parte rappresentare il mezzo con cui GISDI arriva alle buone pratiche cliniche per la questione di regolamenti, ma anche, cioè, posso anche prendere degli impegni personali, non del direttivo, anche nel finanziare questo tipo di situazioni. Cioè, visto che queste situazioni costano, voglio dire, credo che questo sia l'interscambio che si deve fare sulle proposte che provengono dai gruppi. Ma senza dubbio, questo è proprio quello che vogliamo, nel senso che oltretutto alcune di queste bozze di organigramma sono già note al Presidente, perché voglio dire, le abbiamo chiaramente condivise con lui, insomma, è evidente. Oltretutto ci rendiamo conto che il nostro gruppo si occupa di un settore che è quello della medicina legale tradizionale a tutto tondo. Ecco, non si tratta, cioè, di un gruppo che magari, ecco, si dedica a un'attività che è sostanzialmente di nicchia. Non so, adesso penso agli entomologi o agli antropologi forensi, che svolgono certamente un lavoro molto, ma molto importante. Però è chiaro che è qualche volta collaterale rispetto alla attività medico-legale tradizionale, e mentre invece è chiaro che il nostro gruppo, occupandosi sostanzialmente anche di responsabilità, di valutazione della responsabilità professionale sanitaria, finisce per interferire con l'attività globale della gran parte dei medici legali che sono poi iscritti alla Simla. Paghi poco scientificamente è tutto un altro discorso, ma certamente, però, ecco, questa è un'attività che chiaramente richiama un po' l'interesse di tutti, no? E quindi è per questo che oltretutto ci siamo in qualche modo rapportati sempre in queste prime fasi. Oltretutto adesso siamo fermi per ragioni di pandemia, prima in qualche modo c'era stato anche indicato anche da Riccardo Zoia che forse, siccome nella Simla era in gestazione dell'altro materiale, forse sarebbe stato meglio che, ecco, che noi avessimo in qualche modo tardato, no? In modo da non mettere troppa carne al fuoco. È un po' quello che abbiamo fatto sostanzialmente. Adesso vorremmo riprendere, chiaramente pandemia permettendo, magari, ecco, facendo una prima riunione di statement, e soprattutto per quello dei due progetti che dal punto di vista iniziale è un po' più indietro, che è quello del danno differenziale, magari, ecco, in qualche modo attraverso questa occasione di incontro poter produrre il documento iniziale, insomma, che magari traccia semplicemente le linee generali di interessi e soprattutto magari tratteggia quelle che potrebbero essere i quesiti a cui dare risposta, insomma. Ecco, questo è quello che vogliamo fare. Lo volevamo fare in gennaio, probabilmente non ci riusciremo. Adesso non so se sfrutteremo la solita sede di Corinaldo a primavera, magari chiaramente con un webinar e non con un convegno in presenza. I tempi sono questi, ci rendiamo conto. I nostri due gruppi, perché qui abbiamo detto siamo associati con il GISDAP, hanno un minimo, ma veramente minimo budget, però, ecco, è evidente che quando si tratterà poi di percorrere le procedure più complicate anche dal punto di vista della produzione dei documenti e così via, la presenza della Simla anche dal punto di vista eventualmente del contributo economico ci farà molto comodo, chiaramente, insomma. Bene,
Io ringrazio il professor Cingolani di questa chiacchierata che naturalmente manderemo in onda appena possibile e non pandemia permettendo, perché queste sono le cose che si riescono a fare durante la pandemia, ma sono cose anche che rimangono e sono secondo me importanti anche per dare una testimonianza del mondo medico legale che sta intorno non solo a Sima ma che entra nel vivo di tutte le nostre attività che sono molto importanti e che dà anche, secondo me, il segno della vivacità della medicina legale, che soprattutto in questi argomenti c'è ancora, insomma, e c'è sempre stata, e che credo sia bene testimoniarla, come ha fatto con noi il professor Mariano Cingolani, che come presidente del GISDI andiamo a ringraziare. Grazie a voi dell'attenzione. Arrivederci.